Dove ti nascondi? So che sei qui vicino. Avrei bisogno d'acqua. Forse giù il torrente. Devo guardarmi intorno. Devono essere sue, forse viene qui a prendere l'acqua. Vieni qui tutti i giorni per l'acqua, dico bene? Ma ti muovi con circospezione e non ti trattieni mai. E scontri. Astuta la ragazza, resta lontana dalla strada, esce solo di notte. Ci sono i furiosi, ma vederla è più difficile. Stronzi ritornanti, nessuno di voi uscirà vivo da qui! Altri rottami. Poche munizioni. Cederai. Cedi all'oblio. Siete ripugnanti, nessuno di voi uscirà vivo da qui! Damn it.
corta di munizioni. Redenta! Stronzi ripugnanti, nessuno di voi uscirà vivo da qui! Sono quasi a secco. Non posso nascondermi qui. Mi vedrebbe. Non posso nascondermi qui. Mi vedrebbe. Sei tra gli smarriti. Vieni a noi. Sto andando. Ti aiuteremo. Mi serve copertura. Non stavolta. Qui! Queste non ti servono? Spostati! Andiamo. La liberazione incombe. Redimiamolo. Ok, è andato.
Ah, no, 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 no! È qui! È qui! Maledizione!
Ora è mia. Questo era l'ultimo. Ci è andata bene. Pensavo fosse qui. Era proprio qui. Chiusa. Thank you.
Perché abbiamo qui? Non temerci! Avanziamo! Non ti stai nascondendo da noi! Cerca il cammino! Sei sbarrata, come fa a entrare e uscire? Una scala, ecco com'è. Andiamo. Ah, devo solo metterla qui. Bene, bambina, dove ti nascondi? Non aver paura. Non ti farò del male. Sei da sola, c'è qualcuno con te?
Questa è camera tua? Che meraviglia. Queste sono tue. No! Lisa. Questa è mia. Piano. L'ho vinta a ginnastica. Meritavo il primo posto, ma... Quegli uomini armati sono ancora lì fuori. No, non devi preoccuparti di loro. Sono andati. No, no, persone infette. Non dovremmo restare qui. Quegli uomini armati sono ancora lì fuori. No, non devi preoccuparti di loro. Sono andati. No, no, persone infette. Ascoltami. Attenzione. Sì. Aiuto.
Oh.
Questa posso venderla. Sei mai stata in moto? No. Sali dietro di me, reggiti forte. Ehi, come ti chiami? Deacon, mi chiamo Deacon. Lisa, come hai fatto a sopravvivere qui fuori, da sola, tutto questo tempo? Non parli molto, eh? Mio padre ama la geologia. Mi portava in giro a caccia di geodi. Geodi? Cosa? Sono rocce, ma se le tagli a metà, all'interno è meraviglioso. Ok, sembrano belle. Giravamo parecchio insieme. Il cratere di Belknap, la piana lavica, il Black Crater, ovunque. Pensi che lo troveremo all'accampamento? Non lo so, ragazzo. C'è qualcuno nel tunnel! Cosa? Qui, salta giù. Che vuoi fare? Stammi a sentire, quei colpi di pistola erano di uomini molto cattivi, capito? Sì, rottami.
Bene. Che cosa ti sei perso? Carburante. Sta qui e nasconditi, non uscire finché non te lo dico io, ok? Sì, ok. Pezzi di merda, divertiamoci. Non ti muovi, eh? Non si muove! Prendila! Ti prego, no! Ok, pezzi di merda. Sta arrivando! Granata! Travolgilo! Devo ricaricare. È tutta tua, stronzo! La bomba tubo! Vai!
trovato. Sì, ammazza quel bastardo. So dove ti nascondi. Ormai sei mio, stupido randaggio. Ehi, stronzo, ci vediamo. Facciamolo a pezzi. Devo ricaricare. Meglio di niente. Ehi, al volo. Lancia la bomba tubo. Senti al sicuro, su, becchiamolo! Ehi, al volo! Fai saltare il bastardo! Sto ripiegando, coprimi! Ritiriamoci! Eccoti qui. Non deve fuggire. Cavolo a pezzi! So dove ti nascondi. È nascosto! Accosto! Vedo, stronzo! Continua a spostarsi in quel modo! Una vittima! Muovi il culo, ripieghiamo! Potrebbe servirmi. Ehi, vieni fuori, fatti vedere. Non vogliamo farti del male. Siamo qui per cercare di sopravvivere, come te. Perché non vieni qui e ne parliamo? Lisa! Ehi! Esci, ora è sicuro! Salta su. Stai bene?
Sì, sì, ma credo di voler tornare a casa. No, all'accampamento. Sarai al sicuro, li vedrai. Ok. So già come usarti. Farò una domanda, Lisa, e devi riflettere prima di rispondere. Qualche tuo vicino aveva armi da fuoco, non so, pistole, fucili, armi del genere? No, sono arrivati degli uomini e hanno preso tutto. E gli uomini? Erano come quelli nel tunnel o indossavano uniformi, come nell'esercito? Come nell'esercito, ma erano molto sporchi e portavano bandiere fatte in casa. Soldati della contea di Deschutes, penso. Non ricordo bene. C'erano altri con loro? Donne, bambini? Non ricordo. Ok. Tommy lo saprebbe. Tommy? Tommy Strickland, il mio migliore amico, ma non c'è più. È corso a nascondersi con il padre. In che senso? Suo padre aveva un rifugio antiatomico e l'aveva rifornito di tutto. Mappe, cibo, acqua, armi, provviste del genere. Ok, sai come raggiungerlo? No, mi avevano chiesto di andare con loro, ma aspettavo che mamma e papà tornassero. Siamo, il posto è questo. Tu restami vicino. Ok. Beh, chi è che è venuto a trovarci? Signora Tucker! Oh mio Dio! Lisa, tesoro! Va tutto bene, sei al sicuro? Mamma e papà erano tutti malati. Non sapevo cosa fare. Sono arrivati degli uomini. La gente stava male. Stai tranquilla. Sei al sicuro ora? È un miracolo. Un autentico miracolo. Eravamo vicine di casa, vero Lisa? Vivevo in fondo all'isolato. Conoscevo i suoi genitori. Loro sono qui, signora Tucker. Cara, conosci già la risposta? No. Non sono qui. Entriamo, su. Potrai lavarti e mangiare qualcosa. Poi ti troverò un posto per dormire. Portala dentro, dalle da mangiare. Parla con Alcani. Stanotte avrai i tuoi crediti. Ehi, solo una cosa. Ha sofferto molto, puoi andarci. Aspetta piano. A me decidere no, come... stammi a sentire, sul serio. Cerca di non trattarla come tutti gli altri. Non venirmi a dire come gestire il mio campo. Se vuoi puoi stabilirti qui e contribuire. Allora sì che potrai parlare. Non puoi farti intenerire, Dick.